Signori, ritornate in Discord ed è un mazzo molto particolare oggi, perché siccome nelle nostre spot ci sta Mie, che quindi noi dobbiamo provare le nostre carte delle spot, abbiamo provato Cersei ieri, quindi invito a recuperarvi il video, così vedete anche le considerazioni che ci stanno di mezzo a questa nuovissima carta, e adesso dobbiamo trovare Miek, domani uscirà quello della Forza Fenice, che tanto, ma è tantissimo tempo che non gioco. Questo Discord è molto particolare perché alla fine vede al suo interno il pacchetto di Black Bolt e Stadior, con Dagen, con Silver Samurai, quel mazzo lì. Però ci mettiamo in mezzo anche Morbius, Modok, ci abbiamo Proxima, in qualche modo per agevolare Miek il più possibile, perché sapete benissimo, per chi è da febbraio che gioca almeno al gioco, che questa carta è da febbraio che è uscita, che tra l'altro sono molto... ho molti ricordi di sto Miek, perché non solo è una carta che a me piaceva veramente tanto, poi l'hanno buffata, l'hanno nerfata, l'hanno un pochino gambizzata questa carta, ma è stata l'ultima serie 4 delle Spotlight. Cioè Miek è stata l'ultima serie 4 datata da febbraio, quindi rendetevi conto da quant'è che non esce una serie 4 di carte nuove. Ora, il mazzo come funziona? Il mazzo vede andare a sfruttare sia Strong Guy, sia Dagen. Barthel suo nome è un disastro, però ci troviamo una ragione. Con le wing intanto già abbiamo la curva, scartiamo gli swarm, cosa molto importante al turno 6, state attenti a Strong Guy se volete sfruttare il suo effetto, perché può regalare faville, eh. Ravonna, ennesimo lockdown, madonna stasera li voglio, no? Oh, c'è la location nuova che comunque che mi esce di pari passo con Cersei, posso dire che è una cazzata sta roba, va bene. No, devo andare a giocare io, perché altrimenti non pesco. Andiamo a giocare uno swarmettino così, così che in qualche modo gli facciamo prendere la roccia a lui, lo indeboliamo in qualche modo. Lui c'avrà sicuramente cosa? O il green goblin, oppure la white, eh? Wave. Guarda, tu non mi dire che è l'ennesimo ramp che mi cerca di fare Galactus subito. Non me lo dire questa roba. Sai che ti dico? Ma sai che ti dico? Becca di Stadior. Ma noi ci abbiamo la prima. Se fosse Galactus qui, capito? Non mi dica che fai Galactus. Ho Goblin. White Tiger. Ma potete mai essere così deficienti? Ehi, raga, oh. Non è successo niente, raga. Era sicuramente Galactus quella roba lì. Vabbè, lasciamo perdere. Ora, non so se vi è capitato, perché in questi giorni sta girando un mazzo ramp con Galactus, Galactus, Ultron, che cazzo c'era altro, Killmonger, tutta sta roba qui. Non giocate sta roba, raga, tanto non vi uscirà... Cioè, Galactus non è una carta che puoi fare in ogni game. Non è che se tu c'hai web più Galactus lo puoi fare, perché è predittabile. È sempre predittabile Galactus, e questo è il punto. A meno che tu non cominci a mettermi Goblin su Goblin in qualche modo ed è forzata la roba. Swarm, passo. Allora, sono curioso di vedere per tutto il video a quanto riusciamo a far arrivare Miek. Brutta storia questa del Thanos. Questa è una bruttissima storia. Dimensione dei segni in qualche modo potrebbe essere utile. Strong Guy, dai. Facciamo Strong Guy, che comunque sta variante. Oh, io ho la 1200 tra l'altro. L'ho preferita perché questa è veramente cattiva. Al confronto di quella con le vacanze stia, ma scherziamo. Ok, che tra l'altro, se riesco alle 7 o alle 8, non mi ricordo quando è che scrollo, li faccio uscire subito il video degli Yoda, perché sapete benissimo che non mi piace andare a fare ogni volta il video inerente a tutte le robe degli Yoda, dei cazzi e dei mazzi, però. Siccome questi Yoda sono molto belli, sono molto soddisfatto per una volta, ci voglio fare un video su. Quindi aspettatevi stasera un mazzo, sì, vabbè. Un video delle robe, un video degli Yoda. Devo fare Silver Samurai? Sì. Il problema è che mi scarta Morbius. E oh. Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione perché non posso fare nient'altro. Oppure posso fare Morbius adesso. E poi fare Silver Samurai che mi scarta lo Sword. La clutch. Guarda, ponte traballante te lo potevi anche evitare di farlo con la rarity. Frate, l'hai voluto tu. Tu hai stato la rarity. Non dare la colpa a me. Allora, c'è Madoc, c'è Stadior. No, devo fare Silver Samurai altro che Black Bolt. Devo fare Silver Samurai. Maledetto tu è il profix. Guarda come mi ha vinto la location.
Guarda come ha vinto la location. Non c'è blob però in mano. Vabbè, io ho perso però. Io ho perso. Questa è la play che posso fare io. Ed è una play molto brutta. No, oddio, no. Perché Black Bolt a sto punto facciamo Modok. Facciamo Modok e olè e olè e olè. E facciamo più punti possibili. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Possiamo fare buffare ancora Miek buttando gli sbormini. Dai, tentiamola così. Tentiamola così. Non ci arrivo. No, 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 come non ci arrivo? Come non ci arrivo? Come non ci arrivo? Il mazzettino con Miek ed è arrivata una 6. Parliamone, c'avevo anche la Guellas. Però intanto si è stato anche con Morbius. Ha fatto una caterba di punti il ragazzo. Molto bene Miek, vai. E il primo game, senza contare quella roba lì di Galactus, ce la siamo portati noi, dai, spingere. Insomma, a 300 di 85 Sokovia è buono. Proxima! Questo è buono, Swarm pazzo! Sì, Swarm pazzo. Non so parlare, raga, scusate, non so parlare oggi, dai, non so parlare. E cos'è successo? Che tu hai scartato Kitty Pryde e io c'ho Proxima, quindi io ti faccio Stator, tu te ne vai, perché è normalissimo. Oh, per una volta che Sokovia mi regala veramente la vittoria così. Comunque, ultimamente mi sto veramente divertendo a giocare a Marvel Snap, devo dirlo. Devo essere completamente sincero con me stesso, era da tanto tempo che non mi divertivo così tanto. Ci sono sti mazzi belli, cioè non è che sono mazzi che ti fanno vincere ogni game, ma sono mazzi divertenti da giocare, questo è il bello. Mi sono rotto le cuffie. E poi c'è Distretto X che mi fa veramente passare il cazzo in bocca. Mmm, è gustoso, dice lo zio per Enjoyer. Va bene, Kitty Pryde, tu continui, io c'ho Taken, io c'ho Strong Guy, vabbè. Per Strong Guy c'abbiamo una combo del Modok per essere. Taken. Bello Cannonball così, goliartico. Lui continua a fare la roba con la Kitty Pryde. Ok, turno 4 possiamo azzardare una forza fenice su Tarnax così a buffo. Perché no? Ehi, dai, giochiamo in curva. Giochiamo in curva. Vediamo se in qualche modo ci dà tanto. Ma Shank, no! Shank è brutto. Oh, ma sai che comunque Super Giant con Modok può essere una bella play? Facciamolo qui. Anzi qui. Poi turno 6 giochiamo Strong Guy. Strong Guy è e Luke Cage qui su Tarnax. Proviamo. C'è pure il Collector per essere. Ma il Collector è inutile. Il Collector è veramente inutile. Vai, Luke Cage qui. Vabbè, te la potevi evitare comunque, Corvus Glaive. Ma come ho perso? Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Non ci facciamo domande perché questo è anche Marvel Snap. Vincent Vega. Vabbè, Snowguard, dai, fammi vedere che cosa sai fare con questo Loki, maledetto, mondo fucina. Madonna, che brutta location questa, che brutta location. Come mettere ancora più casualità nelle location che già sono casuali e scriptate, tra l'altro. Snowguard Angela, va bene, Strong Guy, cazzo. Strong Guy, no, c'è Dagen, che Strong Guy. Bello. Dagen qui, ti azzarderei a fare col Vosglebi turno 4. Elsa Bloodstone, mamma mia. Oh. Se ci pe... Ma dammelo prima! Ma dammelo prima! Allora, Corvus Glaive è buono. L'unica cosa è che non mi deve scartare Black Bolt, perché altrimenti gli faccio un disastro se mi rimane Cavartace. Gli faccio letteralmente un disastro. A proposito di cose scriptate, vabbè. L'ho scartato per niente, mister. Bello, anche Black Bolt, frate. Va bene, dai. Ho capito. Ho capito come deve andare questo game. Ho capito come deve andare questo game, apposta. Ho capito. Morbius più prossimo è l'unica cosa che io posso fare. Ok.
Agente Coulson, va bene. Lui non ha fatto Loki, tra l'altro. Forse non l'ha trovato, forse non lo so, è molto stupido. E va bene, Morbius che mi va lì, ok. Ci posso anche stare su questa roba. L'unica cosa è che non basta quello che c'ho io. Non basta. Perché faccio più punti con Strong Guy, per essere? Sì, faccio più punti con Strong Guy qui. Il problema è che lui mi sposterà Jeff qui e vincerà la partita. Niente, abbiamo perso. Abbiamo perso, E come faccio a perdere, a vincere lì? Eccolo. Oddio. No, no, abbiamo vinto quello lì. No, no, abbiamo vinto, scherzavo. Abbiamo vinto perché grazie alla Golden Wing fa dare quel baffettino in più a Morbius. Guarda tu. Sul photo finish Morbius ci regala la vittoria. Vedi che bello sto mazzo. Io ti voglio domani col mazzo della Fenice. Penso che sarà molto peggio, perché la Fenice a me è un mazzo che non me non piace. Non mi piace per niente. Mie che va bene. Oh, comunque basta, è un game, fammelo giocare umanamente con sta roba. Però adesso la Basilos Diablos resterà lì, ok? Terzo turno Basilos Diablos dimenticherà quel mondo fucile. Ah, non ho fatto fine turno, pensa tu. Sono molto concentrato oggi. Ehi, bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Niente, vabbè, castello Blackstone per una cosa che è inutile perché c'ho Miek, va bene. E dammi qualche carta che posso utilizzare, non lei, ma lei. Vabbè, questa è mano da snap, attenzione. Questa è mano da snap, intanto scarta lo swarm, intanto abbiamo strong eye. Ci abbiamo la combo, ci abbiamo tutte le cose in mano. Serve solamente, che ne so, tipo un silver samurai per prolungare la roba, capito? Non basta. Castello Blackstone. Andiamo già a 4 di mana? A 4 di mana che ci possiamo inventare? C'è anche Campirisi. Te lo dico di quello che ci possiamo inventare. Ci possiamo inventare Black Bolt. Non la sposterei mia adesso. Continuerei a prendermi il castello di Blackstone. E lo Swarm ancora aspettiamo. Possiamo ancora avere il vantaggio di aspettare di giocare Swarm. A meno che lui non abbia un Morbius adesso e che... godo. Mamma, quanto sto godendo, frate, quanto sto godendo. Qual è il punto? Ennesimo Galactus può essere? Beh, se c'è Galactus lo fa qui. Se c'è Galactus lo fa qui. Uno e due, intanto. Ma perché vi ostinate a giocare Galactus? Ma perché in questo modo, strambo? Ma che problemi c'ha la gente? Boh, vabbè, non lo so, non commento io questa roba. È incommentabile perché mi sta parlando sempre che siamo a Infinite. Cioè, non, queste sono giocate del cazzo per quanto mi riguarda. Altare della morte, dai, cerchiamo di farlo sfruttare. Ok, comunque... abbiamo Mirk noi per spostare, abbiamo anche Proxima in qualche modo se vogliamo fare magie. Ok, non si sta parlando di un Jeff magari con Mirk, però comunque vedilo come un Nightcrawler un po' più upgradato. Morbius. Oddio, mi è finita. È finita, e c'ha Pixie. E io quando trovo Pixie contro, boh, magie succedono. Sono cose magiche. Queste succedono, frate. Io, boh, mezzo che snapperei. Ok, perfetto. Però, raga, non è che noi facciamo un disastro. Sono letteralmente un disastro. Poi, turno 4 li puoi mettere tutte e due le robe lì sull'altare della morte per prenderti l'energia e poi fai robe. A meno che lui non ha t'ho beccato il profix e me lo fa. Ok. Stupiscimi. Petarei. Ok, l'ha pescato adesso. È stata la carta che lui ha preso, va bene. Non mi fa... ma va bene, mi fa giocare. Mi fa giocare, va bene. E... va bene Muramasa. Ma sapete che io farei un'altra roba? Io farei questo. Sì, io farei questo. Io farei questo. Così. Ok, così. Una la distruggiamo, ci prendiamo più due di energia. E l'altra ce la prendiamo. Vai, ci sto. Che maledetto con Mobius gioca. È normalissimo, sì, me lo dovevo aspettare perché chi gioca Pixie lo gioca quel maledetto di Mobius.
Vabbè, Stereo non la giochiamo. Ok, ci abbiamo la prio? Ci abbiamo la prio. Io temo una Jane Foster adesso. Io devo fare Black Bolt, raga. Io devo fare Black Bolt perché è troppo forte fare Black Bolt. Letteralmente troppo forte fare Black Bolt. Vai. Pescato lo sto. Ma come li carrier? C'è il gran portale. Fare Silver Samurai. Ma per far buffare Mobius. Che bello sto mazzo. Cioè è proprio divertente da giocare. Questo si chiama Chavez. Va bene. E non l'ho visto a quanto sta. Vabbè. Wakanda. Oh, un'altra volta combo in mano, eh. Ok, la con le wing adesso di turno 2. Ta tieni. Cioè nel senso non fai ste robe pazze. Però comunque la variante di Kim Jong-un è come l'ho chiamato? Mi sa che dovrei andare a riposare. E boh, non ne sto azzeccando una oggi di parola esatta. Vabbè. Simulator. Ho capito che è hot location, ma forse un po' troppo hot questa roba. Dai. Daken Silver Samurai, cioè abbiamo la curva perfetta, guarda. Cioè abbiamo veramente la curva perfetta per quanto mi riguarda. Dai, lui non gioca nulla, Tarnax. Bifrost. Daken. Daken. Ok. Stupiscimi. Crystal vuol dire la Tribunal. Vuol dire anche... Oddio, lo rischierei? No. Perché Silver Samurai gli può prendere Iron Man. Non scherziamo. Gli può prendere veramente Iron Man. Silver Samurai. Ah, allora Mistica. Molto bene. Molto bene questa roba. Il problema è che non riesco a prendere gli Ultron in nessuna maniera con il mio mazzo, perché capito, pure se mi dà Black Bolt adesso. Ma. Io posso fare questa roba, ma non serve assolutamente a nulla. Ok, mi sa che non ci arriviamo ugualmente, perché lui ci avrà coso, ci avrà Ultron quel maledetto, ci avrà Ultron, io non ce la faccio ad arrivare. Bello però. Bello però. 8. Cioè io potrei giocare benissimo Corvus Glaive più Modok. A che pro? Perché Strong Eye non prende il buff. Allora qui vinciamo noi. Metti che fa Ultron, lo farà qui sicuro. Che Ultron lo farà qui sicuro. Lo va a 12 più il più 4 va a 16. Non c'ho neanche Morbius in mica, quindi non mi conviene andare a scartare ulteriormente gli Swarmini. Faccio prendere il più 8, il più 4 al maledetto, il più 5 al maledetto. Prossima va al centro. Non lo so se ci arriva a 28 punti. Perché io non mi metto a contare così? Sono sempre più tranquillo della roba. Bastava contare comunque. Ah, ma. Oh, illegale sto mazzo. Non c'è poco da fare. C'è poco da fare. Sta vincendo veramente contro ogni mazzo. Tranne qualche momento di defiance. Facciamoci l'ultimo. Facciamo Vargas qui. Vargas, quello è un calciatore. Frate. Dai. Ok, non riesco a. Ho capito. Prendere robe perché mi è che a zero. Vabbè. No. Vabbè. Ti sei salvato che non c'era nulla da scartare. Adesso tu mi devi dare Daken oppure sono veramente fregato. Fenice, brutta storia, Fenice. No. Questo è un complotto, non mi puoi far terminare una partita con una Luz, perché già la start è malissima. Però ci prendiamo questo. Ma lui voleva farmi Nimrod. Il maledetto voleva farmi veramente Nimrod. Black Bolt. Ma togli via Nicominoro. Adesso è complicata però. Perché io devo fare Silver Samurai, mi sa. Fa Silver Samurai più Stegior. Bello.
Ok. 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 E va bene. Allora, qui lui farà Venom. Lui si ritira perché abbiamo vinto. Raga, dategli una possibilità a questo mazzo. Avete visto con i vostri occhi che cosa può fare e che cosa può far reggiquitare l'avversario, che cosa molto importante. Bello sto mazzo. Mi è che comunque ha provato per questo mazzo, anche se non ha fatto chissà quali punti eclatanti. Provatelo.